Giunta straordinaria questa mattina a Palazzo degli Elefanti, alla quale hanno preso parte anche l'assessore al turismo, allo sport e allo spettacolo Anthony Barbagallo e quello alle infrastrutture e alla mobilità Giovanni Pistorio, con l'obiettivo di creare congiuntamente sistemi integrati che possono rilanciare la città metropolitana di Catania sul fronte turistico e dei trasporti, senza dimenticare l'impegno per garantire al capoluogo etneo adeguate risorse e strutture in vista dei campionati universitari 2017. Ho chiesto una mano al governo della regione e ho trovato l'immediata disponibilità, in particolare dei due assessori catanesi che desidero ringraziare di cuore, tanto l'assessore Barbagallo quanto l'assessore Pistorio. Abbiamo già in questi mesi lavorato seriamente. Oggi abbiamo presentato in giunta, in una giunta straordinaria, l'elenco dei progetti a cui abbiamo già cominciato a lavorare, alcuni abbiamo già risolto e altri che intendiamo portare avanti. E riguardano tutto, riguardano l'azienda metropolitana dei trasporti con l'idea di fare una rete di trasporto metropolitano, riguardano il porto, l'aeroporto della città, riguardano infrastrutture decisive per cui grazie all'assessore Pistorio stiamo trovando ingenti risorse che faranno di Catania la piattaforma logistica meglio attrezzata della Sicilia e una delle più importanti dell'Italia meridionale. Con l'assessore Barbagallo abbiamo già realizzato progetti bellissimi che prevedono la rivalutazione di per esempio del Teatro Antico di Catania con una serie di spettacoli, l'aiuto che ci viene dato per quanto riguarda il Teatro Massimo Bellini e anche il Teatro Stabile, ma anche la prospettiva di un grande lancio turistico a partire dalle crociere che riguarda la nostra città, che sta diventando finalmente una città turistica. Basta andare in giro per Catania oggi per rendersi conto che ci sono migliaia di persone che non avevamo mai visto, e non solo con le crociere. Catania è una città molto importante, è la sede logistica, trasportistica, economica più rilevante della Sicilia ed è la connessione con il sistema del sud-est, che è quello che ha i potenziali di sviluppo più ampi. Quindi io credo che, superati questi anni difficili in cui le risorse pubbliche sono state molto limitate, anche per rilanciare la ripresa sarà importante che ripartano le infrastrutture, che hanno ovviamente dei tempi di realizzazione medio-lunghi. Questa è la cosa un po' frustrante: da quando immagini un'infrastruttura, la programmi, la finanzi, la realizzi, ci vogliono molti anni, però l'importante è cominciare. Noi siamo in fase di inizio di programmazione 14-20, abbiamo ovviamente una base progettuale importante, le cose già progettate dal punto di vista esecutivo sono già finanziate, per esempio nel patto per il sud. Le altre siamo arrivati con la progettazione, quelle in fase di chiusura come la Catania Ragusa su piano procedimentale saranno ovviamente avviate alla realizzazione, e le scommesse più grandi, come ha detto il sindaco, è la scelta sull'aeroporto, che noi vogliamo rendere forte e competitivo con una pista ovviamente lunga che consenta di recepire un traffico anche intercontinentale, è indispensabile. Catania è il comune che ha ricevuto il contributo più alto dai finanziamenti del Patto per il Sud sugli impianti sportivi, quasi 4 milioni e mezzo di euro concentrati sul campo di hockey d'Usmet e sulla piscina di Nesima. Erano due interventi esecutivi, il comune aveva le carte regole, abbiamo accompagnato questo processo con un finanziamento importante. E poi l'assessorato sta rafforzando tutti i prodotti turistici, in particolare su quello culturale, dove abbiamo questo itinerario dei castelli che partirà a luglio, le ferrovie turistiche che avranno protagonista la città di Catania, e anche la strada degli scrittori, che è un altro prodotto turistico legato alla figura di Verga, di Capuana e di De Roberto. Ci tengo anche a ricordare che attorno al cinema possiamo creare modelli importanti di sviluppo e grandi attrattori. Io credo che è giunto il momento di fare un grande festival a Catania utilizzando il cortile Platamone. Ci sono tutte le condizioni, questa è una città che ha fame di cinema, di turismo. Quindi... Le tutele per i lavoratori che sono stati esposti al rischio amianto per ragioni professionali e la preoccupante situazione di Biancaville, Fiume Freddo. Questi temi al centro dell'incontro di questa mattina organizzato dalla CGIL di Catania. Negli ultimi 20 anni, infatti, nel territorio di Biancaville si sono registrati 40 decessi per tumore maligno pleurico, un numero 5 volte maggiore rispetto alla media nazionale. Le fibre di fluoroedenite sono state riconosciute inoltre come cancerogene dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che le inserisce nel gruppo 1, il gruppo dei cancerogeni umani certi. E a Fiume Freddo il caso è ancora più complesso. Occasione per riflettere, un modo per denunciare quello che accade,
perché noi della CGIL ci siamo convinti che non si può stare zitti su tutto quello che riguarda l'amianto e quello che riguarda la politica dei rifiuti e l'ambiente. Giorno 20, cioè oggi, facciamo a Casale Papandrea a Fiume Freddo una bellissima iniziativa sull'amianto con i lavoratori che sono stati a rischio esposizione, con i sindaci delle due città, Fiume Freddo e Biancavilla, che hanno problemi d'amianto. E facciamo il punto anche sulla situazione dei rifiuti e dell'ambiente giorno 28 in una bellissima iniziativa conclusa dalla Segreteria Nazionale. Poniamo con forza i temi della qualità della vita e dei rischi sul posto del lavoro, perché sotto questo profilo la CGIL non smetterà mai di denunciare e di proporre soluzioni. Danni che possono generare queste situazioni sono danni incalcolabili. Basti pensare che dall'esposizione alla fibra d'amianto o nel caso di Biancavilla alla fluorodenite, il periodo di latenza della malattia è di circa 40 anni, quindi non è detto che tutti i lavoratori che hanno lavorato ad esempio nella cava di Biancavilla o i lavoratori di Fiume Freddo che hanno lavorato all'interno delle due fabbriche, la Siace e la Case, occorre che ci sia appunto un protocollo più presto per far sì che si possano avviare tutti gli accertamenti del caso. È una malattia veramente pericolosissima, c'è questo periodo di latenza che è enorme. I lavoratori di Biancavilla sono stati un centinaio che hanno lavorato nella galleria della Circumetnea, ma ce ne sono altre migliaia che hanno lavorato nelle centinaia di abitazioni di Biancavilla. Quelli di Fiume Freddo sono circa 2.000 tra lavoratori addetti nelle due fabbriche, nelle due cartiere e l'indotto, ma poi ci sono quelli che hanno lavorato a Pozzillo, nello stabilimento delle acque minerali, ci sono tanti lavoratori che lavorano a stretto contatto con questa sostanza e che hanno lavorato a stretto contatto con questa sostanza, e l'obiettivo che noi ci proponiamo di raggiungere è arrivare ad un protocollo per accertare, intanto fare gli accertamenti del caso e poi far sì che ai lavoratori, quando ci sono le condizioni ovviamente, venga riconosciuto un contributo dal punto di vista previdenziale e assistenziale. Sorpreso con 9 kg di cocaina in parte occultati all'interno della camera da letto ed in parte in cucina, è l'esito di una perquisizione domiciliare svolta dalla polizia in casa di un pregiudicato di 54 anni, Vittorio Parisi, a seguito della segnalazione di un carico di droga destinata all'uomo. Sono stati così rinvenuti e sequestrati 9 panetti di cocaina, alcuni riportanti la scritta Teca, 500 Generali e James, per un peso complessivo di circa 9 kg. Nell'abitazione è stato inoltre rinvenuto uno scanner rivelatore di microspie. La droga del valore di circa 450.000 euro avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro circa. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Dopo gli incendi che hanno devastato migliaia di ettari di bosco in diverse province della Sicilia e le recenti dichiarazioni del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e di altri politici e amministratori siciliani, interviene sulla questione anche il segretario generale della FLAI CGIL di Catania, Alfio Mannino. Quei forestali siciliani che si macchiano del grave reato di incendio boschivo vanno cacciati senza indugi e denunciati all'autorità giudiziaria, sottolinea Mannino. Tuttavia in questi giorni abbiamo assistito a stucchevoli dichiarazioni di chi ha gravi responsabilità di governo ed è inadempiente sull'avvio al lavoro dei forestali, la cui opera è indispensabile per salvare i boschi siciliani dagli incendi. Solo il 15 giugno scorso le squadre antincendio sono state avviate al lavoro, ma senza automezzi, con la conseguenza che gli operai restano di fatto inoperosi, poiché impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro. Resta al palo l'avvio del servizio di pulitura dei boschi con la realizzazione dei viali parafuoco, attività che doveva essere avviata già a maggio. I lavoratori, 151isti avviati mercoledì scorso, non sono ancora disponibili per la pulizia dei boschi e la realizzazione dei viali parafuoco, attività che non potrà iniziare prima di luglio. L'apparato politico-amministrativo della regione siciliana, concludo il segretario, è assolutamente incapace di programmare e dotare di mezzi e risorse il settore forestale. Il governo regionale si era impegnato a presentare entro il 31 maggio scorso il riordino del settore forestale, ma ad oggi ciò non è ancora avvenuto. Una cerimonia in memoria delle vittime della strage di Orlando negli Stati Uniti si è svolta nella corte di Palazzo degli Elefanti alla presenza tra gli altri del sindaco di Catania Enzo Bianco e del presidente di Arcigay Catania Giovanni Calogero.